Beccacino in trappola. Vieni qui, non avere paura. Me ne vado. No, non andare via. Lascia stare il pennuto, andiamo. Lascia stare l'uccello. Trovarlo e assicurarci che stia bene. Ti tiro una manata non se so, non ti stai zitto. Gli darò della cioccolata, gli piacerà. O al massimo l'ammazzerai. L'esploratore è sempre pronto. Dio mio. Stai zitto, per favore, Russell. Gesù. Però guarda, allora, a parte cose, nonostante tutto, c'ha i passi nell'acqua e fa lo splash. Certi giochi su console di nuove generazioni, questi dettagli non ce l'hanno. C'ha anche l'erba che si lascia dietro che vola via. Cioè, sono dettagli incredibili comunque per essere un gioco PS2. Comunque, lì c'è ancora... Boh, non so che tipo di minerale sia, però probabilmente... Dovremmo tornare indietro. Più avanti. No. Cambia. Levati, Russell. Ecco. Dicevo, dobbiamo tornare più avanti quando avremo... calmo. Tutti quanti i vari equipaggiamenti. Ecco fatto. Oh, incredibile che siamo già... Dai, prendi sta fotografia. Ha due fotografie e neanche... Ehi! Mi ruba gli insetti mentre io cerco di curarlo. Ma... No. Funziona solo con Russell, i serpenti. Ben fatto. Eccoci qua. Quella è una farfalla? Oh, perfetto. Vieni qui. Preso. Vieni qua anche tu, insettino. Oh, calmo. Ecco qua. Per un attimo ho avuto timore che saremmo caduti. La cosa... Ui. Ah, ok, è buio e basta. Ah, giusto, abbiamo la lanterna. Mi ero scordato di sto dettaglio. Meglio andare con lui prima. Dicevo, mi ero scordato di sto dettaglio che l'avevamo ottenuta. Eh sì. Va bene. Grazie di avermi fatto morire. Ecco qua. Vieni, Russell. Mi ha fregato il gioco. Ecco qua. No. Maledetto vecchio. Gli insetti non si uccidono. Sono rari, soprattutto. Allora, aspetta. No. Come devo fare per... Dammi quella fotografia. Ecco fatto. Tre fotografie. Aspetta. Allora, Carl, tu rimani un attimo fermo qua. Tu, esatto, prendi un po' di frutta che almeno ci ricarichiamo. Mi fai salire? Vecchio? Becio? Ecco qua. No, tocca a Russell che dobbiamo prendere la farfalla. L'abbiamo presa. E l'importante... Ehi, sono appena respawnato. E che cavolo. Ma sei un pezzo di merda! Gesù, vabbè. Allora, aspetta, ritorniamo a prendere di nuovo la frutta. Sia mai che poi non hanno abbastanza energie per vivere questi due. Mi fai salire? Ah, va bene. Certo che certe azioni devi farle per forza tu, se no il gioco proprio se ne sbatte altamente la tua singola esistenza. Allora. No, non posso scendere, probabilmente dobbiamo fare prima il giro. Ok, abbiamo trovato un'altra cesta di Expedition, eh? Non riesco a spostare questa cassa da solo. Vieni qui a darmi una mano, Russell. Sì, ma con che scazzo, Russell? Cioè, puoi anche fare un sorriso e dire sì, signore, arrivo subito. Però, aspetta, prima di fare qualsiasi cosa. Farfalla presa. Tocca a te, Carl. Ma poi, scusami, riesci a salire sopra questa scatola e devi per forza spostarla? Vabbè che dovevamo spostarla per forza di cose, se no... Ok, no, non è di qua. Dov'è la fotografia di... Scusami, no, aspetta. Non per cose, ma... Dove cavolo è il... Il coso di prima, eh? Devi trovare un rampino per Russell. Ah, niente. Va bene.
Dovremo... Bastardi? Dicevo, rampinare dovremo. Russell, tocca a te. Prendi quella farfalla. Quanto backtracking però comunque sto gioco. Ecco fa. No, no. Mio. Ecco qua. Tanto è probabile che io sto backtracking non lo farò mai, tra l'altro. Oh, aspetta, fai prima abbassare la roccia che non si sa mai che il tempo che arrivo quella non c'è più. No! Vecchio! Ma no, ma Russell, ma che palle! Potevi rimanerti lì, no? Per spirito di solidarietà si è dovuto spostare pure lui. Ecco qua. Allora, Russell, qui. Bravo! Oh no, Russell, non fare cagate. Eccoci qua, allora. Frutta. Ancora uno, per favore. Eccoci qua. Allora, credo che forse però... credo di non poter passare da lì per il momento. Dobbiamo... No, Perché lì ci sono i pipistrelli e molto probabilmente non potremo passare. Però non possiamo passare lo stesso. Niente, allora dobbiamo rischiarcela. Dobbiamo rischiare e andare lì con i pipistrelli, immagino. Gesù. Ogni volta che lui sale, io penso di avere il controllo del vecchio. Invece ho ancora il controllo del bimbo. Ci arrivi tu? No, Ok, niente. Allora, proviamoci. Ma che stronzi. Non so se devo passare per forza di qua a questo punto, sai? Allora. Ma vaffanculo, Russell. Io penso che quella cacchio di lanternina lì sia inutile. E invece è l'unico modo per proseguire. Vai via, maledetto. Sono pure tornati, Ecco qua. Addio alle piante della signora. Aspetta. Ecco fatto. Ora prendiamo di nuovo la frutta e mangiamocela tutta. Stronzo. Muori. T'abbrustolisco, scemo. Ecco qua. Tocca di nuovo al vecchio che c'ha la lanterna. Farfallina. Presa. Siamo a 5-5. Non male, dai. Non mi posso lamentare per una volta. Oddio, in realtà mi lamenterò di sicuro perché so già che almeno due oggetti, non so se per entrambi, ma sicuramente per Russell l'abbiamo persa, almeno una farfalla. Di qua non si passa? Sembrerebbe di no. Ok. Attento Russell, non cadere. Di qua, di qua. Ecco qua, 6 su 8. 7 su 8. Sono vecchio. Ma... Scappa, Russell. Allora, io ammetto che volevo fare una furbata. Volevo saltare a girarlo. Pezzo di merda. Russell, insegui quella rana. Facciamola riapparire, aspetta. Esci fuori. Rana. Ok. Non la posso abbrustolire la rana. Mi hanno sempre detto che le cosce di rana fritte sono buone, ma non le ho mai assaggiate. Chissà se è vero. No! Ecco qua. Salta però, Russell, cavolo. Per una volta che ho pensato, dai, è stato bravo. Ci ha salvato. E invece, pirlotto come sempre. Allora, che è successo? Perché è caduto? Siamo arrivati? Mi sa di sì, perché... Scusami. Se siamo a 7 fotografie, vuol dire che, in teoria, ci siamo. Siamo
sopra alla zona con i pipistrelli. Qua cade di nuovo un sasso, ovviamente. Spero che però non sia a tempo questa zona, sai? Mi sa di sì, forse. Dipende. Oh, farfalla. Bah. Russell, porca troia. Tutte le volte che c'ho un complimento, 5 secondi dopo te lo devo togliere. Mamma mia. Siamo arrivati? Torna quando avrai recuperato la lente di ingrandimento, eh? Ma scusami, lui dice la lente di ingrandimento perché di solito se fai così con la lentina dai fuoco alle cose. Scusami, e questo qua con lo specchietto non conta? Non conta come raggio di sole? Ma vabbè, guarda. Vieni qui. Ecco, ma c'è un cane. Oh, ce l'avevo fatta. Allora, c'è di mezzo la roccia e il cane rimane un po' confuso. Vedi? Non sa effettivamente bene cosa fare, però lo so io cosa fare. Dobbiamo usare il vecchio. Ecco qua. Via cagnolino. Non so bene. Ah, allora aspetta. Però ho capito, fammelo prendere lo specchietto. Dov'è finito? Scusami. Allora, credo che sia caduto di sotto ed è per quello che il gioco me l'ha fatto rispawnare qua sopra. A questo punto pensavo che usare Carl fosse la soluzione, invece cioè, pensavo che usare Russell fosse la soluzione, ma a questo punto lo stordiamo e via. Ecco fatto. E gli scorpioni sono molto aggressive ma amano la frutta. Trova un frutto e usalo. Allora, calmi tutti. Prima di tutto, dov'è? Ecco qua, allora 7 e 7. Mi sa che... Ma aspetta, allora, il frutto probabilmente è quello. Però questo cos'è, scusami? Ti fa schifo? No, cioè sì. Aia, Dio mio, che cattiveria. Ecco qua, ridammi ancora un po' di frutta. Comunque, premi cerchio con Russell vicino al frutto per afferrarlo. E si lancia il bambino e il frutto, così ce ne liberiamo di entrambi. Ecco qua. Vai Russell, con il tuo leggiadro peso di bimbo. Ale! Corri, 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 corri prima che finiscano il frutto. Corri. Ecco fatto. Missione compiuta. Bene, bello. Ho una cosa per te. Mi sono mimetizzato. Non mi vedi? La cioccolata gli piace. Avevo ragione. Vaffanculo, Russell. Sì, certo. I Tyrannos. Sei forte, Kevin. Kevin. Kevin, il cucciolo. Kevin. Quanti minuti per questo livello? 5 minuti? Allora, io non so con che concetto abbiano fatto i tempi, cioè, nel senso, gli sviluppatori quando hanno fatto il record del tempo, cos'è? Hanno fatto il livello proprio... A parte che lo conosco a memoria, ma scusami, hanno fatto proprio il livello senza toccare neanche un oggetto, facendo tutto in modo proprio salta, 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 passa, 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 senza fare nulla. Cioè, boh, è ovvio che uno non lo farà mai al primo tentativo. Anzi, penso che sia un modo ancora più becero dell'altra volta, quello di ottenere gli oggetti per avanzare, perché ti spingono a dover rifare questo livello, uno con gli oggetti che non avevi al primo giro, e seconda cosa, farlo una terza volta, perché ovviamente quando lo rifai con gli oggetti che c'hai in modo più avanzato, lo fai per raccogliere gli oggetti mancanti. La terza volta lo rifai invece per farlo in meno del loro tempo. Cioè, è un modo stronzo per farti fare queste cose.